Ragazzi, il ciondolo che mi vedete al collo durante i miei video è una mia creazione in collaborazione con Oromania Gioielli SNC di Marroncelli Mario e Pili Simona qui a Pescara. Il suo nome è F Harmonix. Design unico, progettato e depositato con marchio esclusivo. Per qualunque informazione potete contattarmi sulla mail qui in sovrimpressione oppure recarvi direttamente nella gioielleria Oromania. Sita a Pescara. Vi aspetto. Vado facendo camionista, trasporti su onesta città. Caro mio, non fa mai festa con chi sti cazzo parte a capo, che vuoi fare? Pare che non ci sono nato rintasta giacca e camionista, faccio scurizia che se dà. Ma tu perché non mi dici con sti denaro non si fa felicità? Mentre dormo in da cabina, non son d'oste chissà perché, forse pensa che la bucchina non ci amara come un caffè. Se non giorno faccio fortuna, vinto vicola già giornò, con sto cazzo per lampadina, rito scuro con la tavola, l'ho già chiamato, a che la la. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima lezione di basso elettrico per la scala cromatica, un esercizio molto importante per iniziare e fondamentale perché coordina inizialmente la mano sinistra con la mano destra. Vediamo adesso una variante della scala cromatica con altre forme ritmiche in crome, terzine e sedicesime. Mi raccomando, tenete presente che la scala cromatica ci permette la coordinazione massima fra la mano sinistra e la mano destra. Mi raccomando, tenete la mano sinistra come avete visto nel video e non alzate le dita durante l'esecuzione schiacciando un tasto alla volta, ma tenete sempre le dita il più vicino possibile al manico. Per quanto riguarda la mano destra, alternate sempre durante l'esecuzione il dito indice col dito medio, anche durante il salto delle corde.
Bene ragazzi, con questo è tutto per oggi, vi auguro buono studio e ci vediamo presto la prossima settimana. Tenete conto che la scala cromatica è un esercizio di approccio, ma non è soltanto un approccio, perché più là vedremo che anche a livello improvvisativo ha la sua importanza. Grazie e alla prossima lezione.